Ciao a tutti da Podrak, bentornati qui su Podrak Games. Siamo in un nuovo gioco, Bus Driver 18 Simulator. È uscito da un po' e si tratta di un simulatore di autobus da città, però ambientato più o meno in Russia. Io l'ho provato, è un gioco ad accesso anticipato, quindi c'è solo uno scenario per adesso. Ho fatto il tutorial, spero di ricordarmi il tutto. Allora, mi ricordo che per accendere. Ok, R per accendere, perfetto. Ci sono diverse visuali. Poi qui abbiamo lo specchietto. Lì si apre la portella. E direi di partire. Allora, così sto accelerando, ma devo togliere il freno a mano, ovviamente. Perfetto, partiamo e andiamo a prendere i primi clienti. Penso questa sia la fermata. F per aprire. Allora, in pratica premendo tab mi dice dove devo andare. Mi hanno dato la grana. Quello lì si è buggato o cosa? Boh, hai perso l'autobus, amico. Vedete lì c'è scritto. Ma questa è un'altra fermata? No, non credo. No, no, no. Non penso sia un'altra fermata. Abbiamo scuola guida. Alle 13:28 Ponte Rosso e via Gorgogo. Come cavolo si dice, non si sa. Allora, dobbiamo girare sicuramente. Adesso vediamo. Ok, dobbiamo andare di qua. Perfetto. I freni sono molto, molto bassi, devo dire. Allora, si tratta di un gioco ad accesso anticipato e ovviamente lo devono ancora sviluppare meglio. Noi oggi faremo un gameplay, vedo se. Oh cavolo, ho spento il motore. Ho spento il motore. Ok, l'ho riacceso. Ma volevo togliere la freccia. Ecco, devo andare sempre dritto. Facciamo attenzione, qui non danno soldi, danno punti proprio come su Bus Driver, non so se vi ricordate. Però non è la SCS Software che fa questo gioco. È un'altra azienda che. Man mano ha detto metterà nuove mappe, metterà nuovi autobus e robe di questo genere. Vediamo quanto è lungo, perché a dire la verità non so se lo scenario ha un limite, dopo un po' mi dice guarda è finito o è all'infinito. Vedrò. Allora, qui quant'è che sto andando? Sto andando a 40, eppure le macchine di fianco vanno molto 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 piano. Ah, poi ovviamente possiamo accendere le luci con L, K interno e sempre nella cabina. Stiamo attenti a non perdere le fermate. Mi piace tantissimo qui il cruscotto. Non ho capito tanto sto tappeto a che serve, però. Mettiamo la freccia. Freno a mano perché mai sia. Autobus park. Ah, è vero! Mi sono dimenticato! Non ho controllato a che ora sono arrivato. Però dai, 128 euro. Sono entrati. Ah, guarda quella stravaccata! Oh, guarda che l'autobus è di tutti! Proprio stravaccata alla grande. Ovviamente ancora tanti miglioramenti da fare questo gioco, eh. Non è che sia proprio perfetto, perfetto. Ad esempio, ho notato. Ecco, per esempio, adesso mi è spawnata una macchina davanti. Lì c'è una strada privata. Limite 20. Come si fa ad andare a 20? Ovviamente, se facciamo incidenti, roba di questo genere, lui ci penalizza. Ad esempio, se io freno di botto, mi aspetterei una penalizzazione. Però non è detto. Non sembra. O ci rallentiamo. Nel frattempo sto premendo tasti a caso per vedere se fanno qualcosa. Per il clacson al centro. Oh! Ma oh, ho fatto un incidente già. Oh, quello lì ha frenato di colpo. No, sono a meno 58. Vabbè, in Russia, non so se avete visto su YouTube, è pieno di incidenti, grazie alle dashcam. Ah, avevo messo la retro. Posso mettere anche questa visuale, sono un cliente. Buongiorno signorina, tutto bene? Ma che gli è successo al piede? Si è incastrato dentro. Oh, ah, qua è rosso ancora. Voi. Oh, ma tutte donne?
Oh, attenzione. Che co... What? Che gli è successo a questa? Ah, si era addormentato. Dove sta mettendo le... Dove sta mettendo le mani? No, non guardiamo, dai. Allora, dobbiamo andare per di là. Ok. Perfetto. Vediamo a che ora. Ah, è 30, quindi andiamo con comodo. Beh, in realtà non so se siamo in Russia o comunque la zona. Oh, ho sentito che sta arrivando un probabile DLC di Eurotruck, che ci porterà in Russia, molto probabilmente. O comunque verso in quelle zone. Ah, è bello qua, i clienti si avvicinano là. E se io scappo? Ma va in retromarcia sto autobus. Allora, devo aspettare il tempo giusto, altrimenti qua mi penalizza. Ok, manca poco e apro le porte, così proprio preciso, spaccato. Oh, tariffa autobus più 32. Ma mi ha dato poco rispetto a prima. O sbaglio? Cioè, se arriva in anticipo, ok che diventa rosso, ma magari mi dà di più? Sono curioso adesso. Qui c'è una ferma... Non di... Ah, ma vuoi vedere che è un viaggio bello lungo qua? Al massimo lo interrompiamo il video dopo. Solitamente gli autobus non vanno a questa velocità, però... No, in realtà no, a volte sì, eh. Abbiamo 50 secondi per arrivare, non so dove in realtà. Ma temo che quel fatto... Ah no, eccola qua, ehi. Arriviamo in anticipo, vediamo che ci dicono. Allora, lui che mi dice? Mi dice che non è questa la fermata. Ah no, sì che è questa la fermata. Perfetto. Ah, ma come che... Ma... c'è un umbriaco! C'è un imbriachi! Sono tutti imbriachi qua, raga! Salgono ubriachi a bordo! Ma che cavolo! Ma ok che il gioco è ambientato lì, però... Cioè... Non penso siano tutti imbriachi. Dai, abbiamo recuperato un po' di punti però, noto, eh. Siamo a 294 punti, non male. Ok, la prossima fermata è all'hotel, 2 minuti. E dovremmo essere lì. Ok, rosso. Non vedo tanto il semaforo. X per tornare indietro, vediamo. Torno un po' indietro. Ma non, continuo a non vedere. Ok, verde, partiamo con il turbo. Mi pare adesso ci siano due autobus, o forse solo questo. Vediamo altre visuali. Voglio vedere... Ah, eccoli qua tutti sti imbriachi. Guardali qua. Chiamo la freccia. Oh, quanta gente deve salire? Oh, ma io mica tutti sti posti. Buongiorno, ah ecco, ma me ne andate. Buongiorno, signora, le sono entrato dentro. Ok. Ma ci state? Dammi i cash. Oh, i cash. I cash. Vediamo se si siedono tutti o sono troppi. Ah, rimangono pure in piedi? Ah, questo non lo sapevo. Ah, questa è una novità che vedo in un simulatore di autobus. Ma qui saranno miglia o chilometro orari secondo voi? 20 km orari mi sembra un po' poco. Qui che abbiamo a fianco? Che abbiamo? Questa è la polizia magari. Boh. Oh, è comparso un edificio là. Ok. Macchina verde! C'è Poderak! No, volevo rimanere in questa corsia perché non so... No, giallo! Dimmi che non mi fa la multa. Ok. No! Me l'ha fatta la multa! Ma dai, era giallo. Ma qui un po' l'autobus è pieno, eh. Ma raga, ma quanta gente porto? Se ne sta andando via l'autobus. Fatto? Posso andare? Ok. Mettiamo la freccia. E partiamo. Andiamo con le luci. Ma le luci dietro non si... Ok.
Se freno sì. Ok, ma c'è qualcuno. Ah, non sono. Non ci sono solo donne. Ecco. Piazza della Rivoluzione. Alle 13:38. Piazza della. Ma non è che è questa? Piazza della Rivoluzione. Piazza della Rivoluzione, eccola qua. Vabbè, meno 50 punti. Quanti me ne dà però se entrano? Più 128. Penso a te. Oggi c'è tanta gente, eh? C'è tanta tanta gente. Qua abbiamo il cambio. Com'è strano. Allora, il freno quale sarà secondo voi? A voi i commenti qui sotto. Quale sarà il... Ok, ah, ma mancano forse due fermate, penso. Mettiamo il freno, altrimenti se ne va via sto autobus. Ho visto prima di giocarci. Dove è che devo andare? Ah, ok, dritto. Prima di giocarci hanno mandato ben. Con questa macchina qui che mi sta di lato. Vuoi essere tamponata? Dimmelo. In pratica l'hanno aggiornato 2-3 volte. Non è un gioco proprio che hanno abbandonato. Nel senso, l'accesso anticipato deve ancora essere sviluppato. Quindi ancora ne ha di aggiornamenti da fare. Però se manderanno qualcuno di interessante, o comunque voi mi direte, potrà portare altri video, io li porterò. Ma vabbè, che frena così questo? Ma vedete questo? Mannaggia a te, mannaggia, ti buco le go. Oh, ma te smetti di frenare. Ma dove pensi di essere qua? Oh. Freniamo. Oh, come c'è? Vabbè. Io sono l'unico autista che arriva in anticipo. Che poi in realtà se arriva in anticipo e poi parto dopo, non è che... Oh, ma ho messo il freno? Dai, partiamo. Perfetto, dai. Sono scesi le persone. Abbiamo l'ultima fermata, piazza Lenin. Oh, ho messo la freccia, signor. Ma che è? Dov'è piazza Lenin? Oh, non parte questo? Oh, che bello il clacson. Spero il suono e tutto il resto sia ben equilibrato, perché magari non ho sistemato bene prima di registrare. Andiamo a piazza Lenin. Piazza Lenin. Ok. Oh. Fermi tutti, fermi tutti qui. Però i freni qua proprio, non dico che fanno proprio schifo, però siamo lì. Qua abbiamo un bellissimo paesaggio. Vediamo un po' dall'esterno. Abbiamo... Ah, le luci sono pure gialle. Abbiamo delle case qua e là. Ma diciamo la grafica non è che sembra proprio il gioco da 2018. Però per gli appassionati di simulatori magari può piacere. Dove devo andare? Piazza Lenin, dov'è che sei? Piazza Lenin. Ah, ecco, piazza Lenin è per di là. Ma come sono le strade in Russia? Non ho capito io. Allora, è di lì la fermata. Ma prima di andarci, dato che mancano un po' di minuti, vediamo, facciamo un giretto. Ma vediamo un po' le strade qui, come sono. Ma non capisco in quale corsia sto. Mi sa che sono a contromano. Però c'è il cartello, quindi magari non sono proprio contromano. O forse sì, o forse sì, o forse sì, o forse sì. Nagge. Non frena sto coso. Ok, abbiamo visto un po' la piazzetta qua e là. No, sono rimasto con 2 punti. Un'altra infrazione qua. E rimango senza punti. E abbiamo fatto una partita praticamente a costo zero. Ma dov'è che mi devo fermare io? Là? No, dov'è che vuoi andare? A sinistra o a destra? Ok. Ok. No, un'altra macchina. Dai, passate. Ok, lì mi devo fermare. Ma se io mi fermo al contrario, mi picchi? Direi... Vediamo se apro. Mi dà il punteggio?
Ok, non mi dà che sono arrivato in anticipo. Perfetto. Buongiorno, arrivederci, arrivederci, arrivederci signora. Hai raccolto con successo una quantità sufficiente? Ah, denaro. Ah, era denaro allora. E niente, abbiamo fatto il nostro primo viaggetto su Bus Driver. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, vi lascerò qui il link dei giochi scontati. Se il gioco ovviamente vi piacerà, ne porterò altri. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!